Veniamo da un momento che Al sindaco di abbiamo Nocera lavorato Superiore, per l'avvocato tutto Giovanni il Maria Cuofano, ancora tempo una volta e viene la chiesto nostra di dare una comunità risposta molto in merito ai lavori di importante Via Federico Ricco, una delle arterie principali della città, che collega Materdomini alla vicina Rocca Piemonte e Cava dei Tirreni. Una situazione legata ad un duplice ordine di complicazioni non previste, in virtù di carte del sottosuolo poco precise, imprevistiche di fatto. Scopri solo quando scavi e non vi sono colpe, anzi si sarebbero dovuti concludere e con uno sprint estivo iniziale per minimizzare l'impatto sulla viabilità cittadina. Dopo una serie di slittamenti, uno dopo l'altro, al momento il nuovo orizzonte temporale è alle porte. Ce lo conferma il primo cittadino. Devo dire che con gioia, ma anche con un sorriso, fa piacere che ogni tanto si commenti, perché quando abbiamo iniziato i lavori dicevano che avevamo sbagliato ad iniziarli. Adesso c'è stata una piccola interruzione per alcune verifiche in corso d'opera, e ci chiedevano di riprenderli. Possiamo tranquillizzare tutti che, come siamo abituati a fare, anche questo lavoro verrà consegnato. Anzi, nella giornata proprio, di oggi, c'è l'allestimento dei dispositivi per la viabilità, perché dal 26 di giugno riprenderanno i lavori su via Federico Ricco e quindi completeremo non soltanto i lavori fognari e alla rete idrica, ma poi sarà al termine realizzata l'intera pavimentazione dell'asse stradale. Questo vale per il punto di via Ricco e via Indipendenza, ma varrà anche per il rifacimento della pavimentazione stradale di Via delle Libertà, fino a Camerelle, che è interessata dai lavori fognari. Così come entro la fine dell'anno abbiamo, da consegnare i lavori su Cupa Mileto, Cupa Sorvello, dove abbiamo fatto integrare altri allacci fognari che saranno, quindi collegati alla depurazione e poi, consegniamo anche, Via Giovanni Paolo XXIII, Via Trieste, e la parte finale di Via Russo insieme al resto.